dare continuità alla convincente vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia e la grande occasione, accorciare il divario sulla pool scudetto. Al Puma House of Football arriva proprio il Como, quinto in classifica. Un caro saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Loran cerca il fondo, Como che si chiude dietro. Grimshaw, pallone dentro e questa è una bella occasione perché c'era Dubkova, Aslani da sole. Mascarello ancora sul primo palo, Lundorf, Staškova, poi Zwebi si gira in un fazzoletto, Zwebi l'appoggio, Piga all'indietro ancora, Grimshaw dentro, Staškova, Korenchova. Mascarello proprio là nell'angolo difeso da Korenchova che come un gattone si tuffa, colpo di reni, paratona di Korenchova, super punizione di Mascarello. Milan è partito bene sull'onda di Sassuolo Milan di Coppa Italia, arriva il gol di Staškova sul primo palo in torsione, meritatissimo vantaggio minuto 12, Milan 1 Como 0, colpo di testa vincente e assist di Mascarello. La reazione da parte di mister Corti. Pallone bello per Aslani che mette una sfera invitantissima, quasi perfetta. Ilai, pallone passa, Cox! Il pallone è quattro dita sopra la traversa. Piga, elegantissima, poi Staškova chiude Rizzon. Mascarello prende il pallone, riparte il Milan con Aslani, apertura per Sofia, pallone raso terra, Aslani prima, Mascarello poi non sbaglia per il 2-0 del Milan al minuto 43, ci ha provato Aslani, ribattuta Mascarello, da lì non può sbagliare, dopo l'assist arriva il gol di Marta Mascarello. Mascarello col pennello sul secondo palo e arriva il gol del Milan. L'assist di Piga e la prima doppietta in maglia rossonera per Andrea Staškova. Milan 3, Como 0. E tutto è partito ancora una volta da Marta Mascarello e dalla sua punizione perfetta sul secondo palo. Martinovic, il pallone per Skorvankova, arriva il gol del Como al minuto 79, l'assist di Martinovic. Rizzon per Skorvankova, Pastrange, pallone per Martinovic e arriva il gol del 3-2 di un Como che non molla. Martinovic entrata, gol e assist per lei. Finisce qui, il Milan torna alla vittoria e lo fa superando il Como con il punteggio di 3-2, avanti 3-0. Como ci prova ma non ce la fa. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.